Ciao a tutti amici di Football Senate, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente torna la Eurocoppia, eccoci qui, io e Franz. Finalmente, ormai ogni due giorni. Ma è sempre un buongiorno quando parliamo di europei. E quest'oggi non andremo a fare un commento di ciò che è successo, perché ormai è successo, noi ci concentriamo su quello che succederà. E quindi quest'oggi faremo il esatto. Degli ottavi di finale. Esatto. Bene, e allora ci lanciamo proprio a cannone su Galles-Danimarca, che sarà il primo ottavo di finale, quello che aprirà quindi appunto gli ottavi. Si gioca domani, si giocherà ovviamente anche Italia-Austria, quindi saremo tutti ovviamente a tifare la nostra nazionale. Però la prima partita in ordine di tempo sarà quella che riguarda il Galles, che noi abbiamo affrontato nell'ultima giornata. Ne abbiamo già fatto un video ampiamente soddisfacente per quanto ho visto nell'ultima partita tra Galles e Italia, quindi lo trovate qua sopra se ve lo siete persi. Però parliamo di quella che sarà la sfida che aprirà appunto gli ottavi di finale. E abbiamo due squadre che forse a sorpresa, possiamo dire, si trovano qui. Perché il Galles, secondo, se avete visto il nostro pronostico generale all'inizio, l'avevamo visto un po' come l'ultima forza del girone, invece a sorpresa arrivando secondo, battendo Svizzera e Turchia, che tendenzialmente dovevano essere squadre più pronte per questo europeo, invece non si sono rivelati tali. Soprattutto la Turchia è stata, insieme con qualche altra squadra ma poca, la vera delusione di questo torneo fin qui. E poi dall'altra parte abbiamo invece una Danimarca che ha fatto l'impresa, perché dopo la prima giornata sembrava ormai impossibile, e invece ha tirato fuori veramente l'animo di questa squadra, che vuoi o non vuoi è stato segnato da quello che è accaduto, e ha vinto anche per il suo numero 10. Quindi adesso si va a giocare questo ottavo, ed è un ottavo che potrebbe tranquillamente anche passare, è molto fattibile. Esatto. Quindi ti lascio la parola, dai due paroline anche tu su Galles e Danimarca a questo punto. Ma allora, Galles e Danimarca sono due squadre un po' outsider di questo torneo, considerando da una parte i pronostici, dall'altra quello che è successo, però si possono giocare una parte importante, perché sarebbe un accesso ai quarti di finale, vorrebbe dire essere una delle migliori otto squadre d'Europa, e entrambe le squadre vogliono dimostrarlo. Secondo me la Danimarca avrà una fame maggiore. Sì. Però il Galles non è mai da sottovalutare, ricordiamo che nel 2016 è arrivato in semifinale battendo, se non sbaglio, proprio il Belgio, quindi comunque aveva fatto un percorso importante. Io vado a dire, vai, partiamo subito con i pronostici. Vai. Io dico che passerà la Danimarca e lo farà vincendo 3-1. Urca, addirittura 4 gol in questo match. Bello. Sarebbe un gran bel match. Guarda, dico anch'io Danimarca, perché credo che appunto, nonostante quello che sia successo, sia un episodio veramente drammatico, se vogliamo, anche se poi il risvolto è stato comunque positivo, però credo che abbia segnato questi giocatori e che abbiano, come dicevi tu, una fame maggiore. E penso anche che quindi possa vincere la partita, nonostante il Galles magari abbia due individualità su tutti, ovvero Bale e Ramsey, che sono superiori rispetto all'individualità della Danimarca una volta tolto Eriksen. Però io ti dico che vince 2-1 la Danimarca. Ok. Quindi passiamo. In entrambi i casi passa la Danimarca. Esatto. A questo punto arriviamo al match più atteso di tutti. Per noi sì. Per noi, che è Italia-Austria, che si giocherà questa sera, quindi voi che siete pronti per la partita, vi state vedendo il video, siete delle brave persone. Giusto. Io inizio il video, ho detto domani, però vabbè. Hai fatto il fail, vabbè. Allora, ti vado a dire subito il mio pronostico secco. Passiamo il turno, questo è una di quelle partite che non sbaglieremo. E non si può e secondo sbagliare. Me vinciamo anche con abbastanza tranquillità, con un 2-0. Guarda, mi accodo in toto e anch'io avrei detto 2-0, e quindi vado a dire 2-0. E secondo me sarà l'ultima partita in cui riusciamo a tenere questo bellissimo clean sheet che ci portiamo ormai da parecchio tempo. Sì. Perché poi chi incontreremo dopo sarà decisamente di livello superiore, però anch'io dico 2-0. Ok, perfetto. Allora, abbiamo visto questi due ottavi di finale iniziali che si giocano quest'oggi. Andiamo a vedere quelli che si giocheranno domani, ovvero Olanda-Repubblica Ceca e esatto. Belgio.
Portogallo. È già Partiamo qua. dall'Andrea Repubblica Ceca. Partiamo Partiamo da. dall'Andrea Repubblica Ceca Sì, 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 e sì, sì. mettere Partiamo le da 18. Olanda Repubblica Ceca. Sono due squadre entrambe piuttosto in forma. La Repubblica Ceca non ce l'aspettavamo così combattiva e comunque con dei valori interessanti. Poi contro l'Inghilterra è arrivata una sconfitta, ma diciamo era difficile chiedere a una Repubblica Ceca praticamente già qualificata di andare a far punti contro gli inglesi. Poi in realtà potremmo dire che la partita in generale è stata giocata con ritmi molto bassi perché appunto si sono accontentate entrambe le squadre. Però abbiamo visto una Repubblica Ceca che può tirare fuori qualche scintilla e può essere pericolosa. D'altra parte c'è un'Olanda che sta molto bene, insieme a Italia e Belgio, secondo me sono le tre nazionali che arrivano meglio a questa fase di ottavi, perché sono quelle che hanno convinto di più. È vero, avevano anche avversari magari un pochino più semplici e più alla portata. Però ecco, beh, diciamo che il favoritismo va ancora secondo me per gli Orange, perché è una nazionale con più qualità, con molta più esperienza, che veramente non dovesse passare contro questo avversario sarebbe un po' l'ennesimo flop. Però, insomma, secondo me sarà una partita molto interessante e più difficile del previsto per gli olandesi. Non so come la vedi tu. La vedo allo stesso modo, infatti anche secondo me passerà l'Olanda, ma passerà ai tempi supplementari. Io dico un 1-1 nei tempi regolamentari e poi arriverà un gol inaspettato Inaspettato quasi quasi nei nei tempi tempi supplementari, supplementari, quindi quindi l'Olanda l'Olanda riuscirà a riuscirà a passare il passare il turno, turno, però però non non sarà sarà per per niente niente facile. facile. No, io invece vado a dire un 2-1 Olanda, però nei tempi regolamentari. Ok. Arriviamo E al allora primo big match degli ottavi, nonostante comunque ne abbiamo già avuti tanti nel girone, perché tra Francia, Germania e Portogallo se ne sono giocate e se le sono date di santa ragione, però, e anche Inghilterra e Croazia, però arriviamo al primo vero big match degli ottavi, che potrebbe già valere una finale. Ovvero Portogallo contro Belgio. Che partita, mi viene da dire. che No, partita, sì. me la sto già pregustando. Io adesso E vorrei dire una cosa vai, ai dica. portoghesi che si sono beccati la Germania e la Francia nel Sì, girone, sì, agli ottavi il Belgio, probabilmente l'Italia e i quarti dovessero passare col sì. Sì. Belgio, dovessero passare con l'Italia di nuovo alla Francia in semifinale, cioè una sfiga devastante. Sì, sono. Cioè, se riescono a passare veramente anche questo ottavo, a questo punto bisogna dire che la strada può essere solo in discesa a questo punto. No, non è vero. Per Però forza. diciamo che allora, è un Portogallo che ha delle carenze non tanto a livello di nomi quanto a livello di gioco, di quello che sta facendo vedere. Perché i nomi, secondo me, sono anche più importanti e più prestigiosi di qualche anno fa quando vinsero invece l'Europeo. Ma non sono ancora messi a Assolutamente. sistema. Vero. Ronaldo sta facendo una prestazione incredibile dietro l'altra, ma è anche un po' quello che forse fa frenare questa squadra, nel senso che chi è messo a sistema per lui non si è ancora integrato bene. Abbiamo queste batterie di trequartisti che vediamo nel Portogallo, i vari Bruno Fernandes, i vari Bernardo Silva, João Moutinho, insomma, ci sono tutti questi giocatori che sono molto abili nel dribbling, nel gioco nei brevi spazi, che però è anche Diogo Jota. Però non sono ancora. Potenzialmente avrebbero veramente un attacco devastante i portoghesi. E nonostante tutto, ancora li vedo un po' indietro rispetto a un Belgio che invece, secondo me, davanti fa quello che vuole. E semmai il problema è Verissimo. difendere. Però si vince segnando un gol in più degli altri. Quindi tutto questo per dire che vedo il Belgio favorito, anche se leggermente, però. Vero, il Belgio rimane favorito anche secondo me È più perché proprio squadra, non per so tutti come questi dire. motivi è più squadra il Belgio, magari ha meno individualità specialmente davanti, però si Che è tutto affida dire a un avendo sistema. Lukaku, Mertens, De No, Bruyne. ovvio, Certo, no, no, però no, mettiamola certo. così, Hazard fa meno ritrovato. affidamento sulle individualità, Sì, pur è vero, avendole. è vero, è vero, assolutamente. Vediamo Quindi io vado a anche. dire il Belgio. Esatto, perché il Belgio ci ha fatto vedere che comunque là davanti, giocatori che magari non hanno neanche giocato particolarmente assieme, tipo penso a un De Bruyne con Lukaku e Hazard. E invece si trovano e come. Nell'ultima partita De Bruyne e Certo. Lukaku hanno avuto un'intesa incredibile. Lo stesso Hazard sembra un po' ritrovato. Insomma, è una squadra che là davanti fa veramente paura. E visti i problemi difensivi del Portogallo, che secondo me molto sono dovuti non tanto a Semedo giocatore, quanto all'assenza di Cancelo. Sta Sì. pagando tanto questa cosa, e quindi vedo il Belgio favorito. Mi aspetto una partita molto molto divertente e ti vado a dire 3-2 Belgio.
Questo è un pronostico me lo auguro. importante. Io invece vado a dire una partita molto meno spettacolare, ti dico un Urca. 2-0 Belgio. Vabbè, dai, Secondo comunque. me sarà molto più Però 2-0 è un chiusa devasto, come nel partita. senso, ha Sarà senso molto più chiusa unico. come partita. Sì. Ah, ok, ci sta, ci sta, ci sta. Next one. Ok, passiamo oltre. E qua c'è subito un altro grande ottavo che ve lo diciamo già adesso. Commenteremo in Commenteremo. diretta insieme a voi perché non sarà disponibile sulla Rai e quindi noi vi faremo vivere le emozioni del match anche senza mamma Rai che vi fa vedere la partita. Ed è Croazia-Spagna. Questa sarà una partita importantissima Importantissima, perché perché sono due sono due squadre squadre molto molto forti forti che che però però stanno stanno vivendo un vivendo momento di eh difficoltà sì Per una delle due sarà la partita del rilancio, per l'altra sarà la partita della definitiva caduta. Correggimi se sbaglio, sono secondo me le due nazionali, sia storicamente che anche attualmente, nonostante in declino, che sono con più qualità a livello di gioco. Ma al contempo, Negli ultimi 20 anni, eh sì. sì, perché comunque pensiamo a una squadra come la Francia, non fa della qualità la sua prima arma quanto della fisicità. La Germania potrebbe averla, ma si sta lanciando sempre di più anche su un gioco di fisicità. E la Spagna storicamente invece è una realtà di grandissima qualità a livello di gioco e la Croazia ha fatto vedere con quel centrocampo, ma anche qua, fin tanto che c'è stato anche Mandzukic, di essere una squadra dall'estrema qualità e se è passata nel girone è anche grazie alla qualità che ha perché gliel'hanno Sì. risolta un po' i singoli che quando vanno in nazionale diventano a sistema, non so come dire, è una squadra che riesce No, è vero, a trovare proprio nello spirito e nell'orgoglio nazionale le sue armi migliori, quindi anche giocatori che magari sono un po' affaticati li vedi proprio rivitalizzarsi dopo gli europei e dopo i mondiali, se sono dei croati generalmente. hai Andiamo ai perfettamente pronostici. ragione. No, aspetta, Ah, mi scusa, scusa, scusate, vai, vai, rimanendo vai. su questo excursus che dicevi, hai perfettamente ragione. Se si guarda, togliendo le nazionali sudamericane che sono Sì. sempre votate allo spettacolo, se si guarda in Europa, la Spagna da quando Cruyff era andato ad allenare Barcellona negli anni 90, poi tutto il calcio spagnolo è andato in quella direzione. Negli ultimi 20 anni è stata la patria del bel gioco e delle nazionali che Assolutamente. giocano palla a terra. E poi la Croazia con queste generazioni di campioni pazzeschi, tra quella di fine anni 90 che è arrivata in semifinale e quella di adesso che è arrivata in finale del mondiale, sta Sta veramente veramente producendo producendo squadre squadre che che giocano giocano palla a palla a terra, terra, che che è è una una meraviglia. meraviglia. Arrivando Arrivando dunque dunque al al pronostico, pronostico, io io vado a vado a dire dire che che il il ricambio ricambio generazionale generazionale migliore migliore lo lo sta sta facendo facendo la la Spagna, Spagna, anche anche per per una una questione questione di di numeri, numeri, è anche più facile con un paese più grande avere un miglior eh beh. ricambio generazionale, ma ti vado a dire che questo ottavo di finale lo passerà la Croazia. Bello. Secondo me vincerà la Croazia per 2-1 e E vincerà vincerà trascinata trascinata ancora ancora da da Luka Luka Modric, Modric, che che ho ho visto visto troppo troppo in in forma forma nell'ultima nell'ultima partita partita per non vederlo nuovamente trascinatore. Modric è un giocatore eterno, semplicemente eterno. Allora, il mio pronostico è veramente questa, secondo me, è la più difficile da pronosticare di tutti gli ottavi, perché qualcosa mi fa dire anche a me Croazia. Però mi sorprenderebbe troppo che questa Spagna non riesca a passare, perché la Croazia è una nazione forte, ma molto, cioè lo si vede proprio che gli manca troppo, secondo me, là davanti. E a meno che veramente Modric e Perisic, che mi sembrano un po' i leader di questa squadra, non tirino fuori la loro prestazione migliore, in cui veramente fanno scintille. Secondo me sono troppe le carenze della Croazia rispetto alle cose positive, nonostante una Spagna che veramente delude, nonostante l'ultimo 5-0, che però ormai non contava più tantissimo. Non lo so, io vorrei dire Croazia, ma sto giro vado a dire Spagna e ti dico 1-0 Spagna. Ok, chi segna? No, Morata, ovviamente. Segnerà Morata. No, non lo so, non lo so. Segna autogol. Marcos Miglior Llorente. marcatore del torneo, Marcos Llorente. Sì. Gioco Marcos Llorente. Ok, Vai. passiamo a Francia-Svizzera, il derby francofono in Europa, Qua. almeno per una parte. Beh, una Qua, parte allora, italiana, una parte tedesca, qua una parte francese. Qui ce ne quanti ne vuoi. è troppo ovvio dire Francia.
Quindi diremo Svizzera, no. per cui diremo Francia. Per cui diremo Francia. E io perlomeno ritengo che la Francia sia ancora, per quanto un po' strana come Sì. nazionale, sia ancora troppo forte per questo avversario. Sì. E quindi io vado a dire un 2-0 2-0 con, con, ti ti dico, dico anche i anche i marcatori. marcatori. Segnerà Pavard e E segnerà segnerà Mbappé. Mbappé. Invece io credo che dopo le brutte prestazioni, se vogliamo, delle ultime due partite dei francesi nel girone, io credo che qua la Germania inizi ad alzare un po' il ritmo, anche se non sarà la partita che ancora farà alzare il ritmo, perché diciamo, cioè, la Germania ha avuto grande fortuna nel trovarsi la La Svizzera, Germania. la Germania, scusami, la Francia, la Francia ha Non avuto... capivo. Ups, la Francia ha avuto grande fortuna nel trovare la Svizzera, secondo me, e quindi se, come dicevamo prima, cioè negli altri video, ancora è in modalità ricaricare le batterie per il rush finale, lo farà anche in questa probabilmente perché appunto l'avversario indica comunque dei valori sicuramente inferiori e quindi la Francia passerà, ma io vado ad alzare la tua soglia, dico... Sono indeciso tra 3 e 4 a 0. 4 è troppo, dico 3. Ok, va Va bene. bene. Ci sta, Ci ci sta. sta, ci sta. Perché potenzialmente Ok. questa Francia potrebbe fargli neanche 8 alla Svizzera, per carità. Avrebbe potuto farli anche all'Ungheria e finire Esatto, per 1-1. questo Quindi dico che dipende però, tutto da come scendono in campo. certo, però secondo me inizia ad alzare il ritmo e quindi penso che poi il risultato sia secco. Andiamo sulle ultime Ok, due. passiamo alle ultime due. Inghilterra Parte contro... forse la partita più alta dal punto di vista No, dell'hype, dello secondo... spettacolo. Allora, secondo me Portogallo-Belgio sarà più bella. Però vediamo. Sì, però anche il blasone. Blasone, certo, è questa, certo, è questa. Portogallo e Belgio, ad esempio, non hanno mai vinto un mondiale. Se È sommi vero, è Germania vero. e Inghilterra, ne hanno 25, È per vero, esempio. verissimo, verissimo, Quindi. verissimo. E allora andiamo di Allora, aspetta, Inghilterra-Germania. Inghilterra-Germania, che anche questa commenteremo insieme a voi. Quindi state pronti perché ci divertiremo un sacco a vedere. E Gosens che picchia Harry Così, peride. Kane. Allora, pronosticone. Parto io. Io dico Vai. che noi abbiamo pronosticato nel nostro pronostico un'Inghilterra che sarebbe arrivata Fino alla finale. in finale, eliminando la Germania, però in semifinale, Sì, non agli ottavi. Perché esatto. avevamo. Avevamo I i nostri nostri pronostici pronostici ci ci avevano avevano portato a portato a quello quello con il sì. Portogallo secondo, che invece poi è arrivato terzo. Esatto. Quindi, essendo un ottavo di finale, non una semifinale, io paradossalmente vedo la Germania in questo caso favorita. Perché Sono d'accordo. queste partite raramente le sbaglia. Difficilmente ne vediamo una Germania eliminata agli ottavi. Sono d'accordo, Quindi. anche io la penso così perché più che altro sì, l'Inghilterra secondo me paradossalmente ci arrivava più pronta a questo europeo. Ma per quello che ha fatto vedere, non so se come la Francia abbia pensato di tenersi le pile un po' per il rush finale, però intanto ci deve arrivare al rush finale. E se questa Inghilterra non riesce drasticamente ad alzare il ritmo rispetto a quello che ha fatto vedere fin qui, che sono 20 minuti a partita, quindi finora l'Inghilterra ha fatto una partita sommata, se va bene, nel senso di ritmo elevato, Sì. Quindi vedo la Germania favorita a questo punto. io ti io ti vado a vado a dire dire 3 a 1 3-1 per la per la Germania. Germania. 3-1. Ah, 3-1. io ti Perché dico. un Allora, gol io dell'Inghilterra lo l'Inghilterra lo fa, fa, ma la ma la Germania sarà Germania sarà troppo troppo dominante in dominante in fase fase offensiva offensiva contro contro la la scarsa scarsa organizzazione organizzazione difensiva inglese. difensiva inglese. Sì. Io ti dico un 1-1 nei tempi regolamentari e poi la Germania dilaga nel finale e finisce 3-1 per la Germania. Ok, quindi Ok, stesso così. risultato, ma in Stesso momenti risultato, diversi. ma in modalità esatto, in modalità e momenti diversi. Chiudiamo con la partita più Ok, attesa chiudiamo. dell'anno. Il big Il match big del match del secolo, secolo. Svezia-Ucraina. La sfida tra Svezia-Ucraina. La sfida le tra uniche le due uniche nazioni al due. mondo con la Giallo-blu. bandiera Con la gialla e bandiera blu. gialla e blu. Esatto. Quindi sarà Quindi il sarà derby il Ikea derby Ikea contro i beh. falsi Ikea Falsi Ikea dell'Ucraina. l'Ucraina. È vero, è vero, Allora, è vero, è vero. io vado a Io vado a dire, dire, vado vai, secco vado secco così, ti così, dico ti che passa dico la che passa la Svezia, Svezia, purtroppo. purtroppo. E dico Sì, che penso. passa per Passa per 1-0
con gol di Kulusevski che è tornato ed è in forma come non so cosa, quindi dico che la risolve lui. Io non servo più a niente perché avrei detto uguale, uguale, la stessa cosa, tutto uguale. Paradossale, ma vero. Sì, penso anch'io 1-0 e in effetti Kulusevski potrebbe veramente fare la differenza. Poi la Svezia è una squadra che se va in vantaggio, ma anche se non va in vantaggio, generalmente gioca sempre all'indietro piuttosto che in avanti. Quindi i gol non mi aspetto siano tanti e mi aspetto che una Svezia che magari la sblocca anche nel finale. Cioè, o la sblocca all'inizio e si chiude tutta la partita, o la sblocca tipo all'85esimo e finisce così. Non lo so. Però Molto non mi. probabile. Molto probabile. Per stile di gioco, ecco. E l'Ucraina, secondo me, è una squadra molto interessante. Che in futuro potrebbe anche essere molto rognosa. Ma non so se è ancora pronta. Perché soprattutto dietro gli manca qualcosina. E boh, insomma, mi sembra una nazionale che ancora deve costruirsi qualcosina. Mentre la Svezia è più, sicuramente è più esperta a questi livelli. Sì, la vedo La anch'io vedo anch'io meglio. meglio. E E quindi, quindi, per concludere, concludo, passa la passa la Svezia e i Svezia e i nostri nostri quarti di quarti di finale finale sarebbero sarebbero dunque, dunque, ricapitolando ricapitolando velocemente, velocemente, Ucraina-Germania Ucraina-Germania e e Olanda-Danimarca nella Olanda-Danimarca parte nella parte bassa del bassa del tabellone. tabellone, Nella nella parte parte alta alta del del tabellone tabellone sarebbero sarebbero Belgio-Italia Belgio-Italia e e Francia. Io Francia, ho detto io ho detto Croazia, Croazia, Francia ha detto Francia ha Spagna. detto Quindi Spagna. Esatto. questi Questi sono sono i i nostri nostri pronostici. pronostici. Sono partite molto molto interessanti. Vedremo ragazzi gli azzurri dove riusciranno ad arrivare. Come sempre troverete subito dopo il giorno in cui ha giocato l'Italia il nostro commento. Vedo che comunque questi video sugli europei, vediamo che questi video sugli europei vi stanno piacendo e quindi vi ringraziamo ovviamente per l'affluenza e la visibilità che ci state dando. Vi ricordiamo ovviamente di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare su quelli che sono i vostri pronostici quando facciamo i pronostici o le pagelle quando facciamo le pagelle. E ragazzi, condividete perché qua ci stiamo avvicinando ai 600 iscritti. E dai, dai, dateci una mano perché stiamo crescendo e ragazzi, stiamo per portarvi una quantità di cose nuove, molto, molto, molto. Dica, dica, Esatto. molto, molto La prossima interessante. stagione sarà molto Esatto, subdola, sarà infatti. molto meglio della casa di carta. No, vabbè, in Dai, generale, la con nostra questa seconda stagione sarà. pesantissima. Esatto, la nostra seconda stagione sarà sicuramente meglio delle seconde stagioni in generale di tutte le serie. E E non ci non ci vuole vuole molto. molto. E non ci vuole molto. Bene. Ma non, noi non lo diciamo Ciao a questo. tutti. Ciao.